con Lune Magrini di Matte Live per presentare l'iniziativa Suggestiva, musica pura per luoghi straordinari, in streaming dal Parco Archeologico dell'Appia Antica a Roma dal 24 al 27 maggio 2021. Ben trovata! Ciao, buongiorno Federico, ben trovata. Ce ne parli? Vi racconto questa avventura di Suggestiva, siamo alla quarta edizione ed è un festival di musica e di scoperta dei luoghi, per cui siamo andati a scovare i luoghi più suggestivi di Roma e del Lazio e ci portiamo dentro degli artisti molto particolari che sono in grado di leggere questo luogo e di trasmettere questa sensazione appunto di suggestione, di stupore. Siamo stati negli anni scorsi tra Roma e fuori Roma in dei posti pazzeschi tipo Monterano Antica, la necropoli etrusca di Cerveteri, castelli, borghi, grotte, eccetera, e quest'anno con Contemporaneamente Roma, quindi il progetto ha vinto Contemporaneamente Roma e Lazio Sound, il progetto della regione, dentro al parco dell'Appia Antica, dove abbiamo scoperto esserci, oltre alla fantastica Appia Antica, dei siti nascosti incredibili. Per me è stata una sorpresa e una scoperta, perché oltre ad andare dentro al mausoleo di Cecilia Metella, abbiamo scoperto il complesso della Villa dei Quintili. Io non c'ero mai stata, ed è tipo arrivare a Pompei, per dirti. C'è questa villa gigantesca, i resti di questa villa gigantesca con un complesso termale, dentro ci sono mosaici, pavimenti con i marmi, queste rovine monumentali, è un posto pazzesco. Oppure il sito delle tombe di Via Latina, con le tombe romane, si scende sotto con queste volte con gli stucchi di 2000 anni, da una parte gli stucchi bianchi, in una gli stucchi conservati, colorati, per cui insomma ci siamo fatti un viaggio nella storia pazzesco e andiamo a portare un cast di artisti molto molto particolari, per cui ti racconto un po' il programma. Abbiamo Wrong on You, che appunto si è esibito alla Villa dei Quintili all'esterno del frigidarium della villa. Il frigidarium era appunto la zona quella dell'acqua fredda delle terme, no? Wrong on You in solo con la chitarra. Lui è stato adesso a Sanremo il 1° maggio al concertone, eccetera, e si è fatto invece questa esperienza così mistica praticamente in mezzo alle rovine e alla natura. Poi Fishai e Corazan, che è il nuovo progetto di Andrea Pesce, Alessio Corazaniti e Defa Cristiano De Fabriti, che fanno una musica psichedelica, cioè Andrea Pesce che suona i Rhodes e fanno queste sonorità appunto molto ambiente di suggestione, e loro hanno suonato nella chiesa di San Nicola, che è la chiesa che si trova di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, una chiesa romanica del 1300 senza tetto, perché entro c'è la navata centrale, non c'è il tetto, bellissima anche quella. Sempre nella chiesa suona Ainé, rozza e voce, con lui fa R&B, New Soul, cantante insomma molto molto bravo, compone insomma tutte le musiche sue. E Daniele Sciolla, ora ti dico quelli che facciamo nella chiesa di San Nicola, appunto è Daniele Sciolla che fa un progetto di musica elettronica sperimentale con dei momenti un po' più dancefloor e presenta tra l'altro il nuovo disco il giorno prima dello streaming, per cui insomma ci suonerà i brani del nuovo disco. Poi abbiamo nel mausoleo di Cecilia Metella, dentro al mausoleo, nella parte del Castrum Caetani, la band dei Mon, che è un live insomma un po' più forte, sempre molto evocativo, però insomma un po' più pompato, tra virgolette. Gianmarco Ciampa, che è un virtuoso della chitarra classica, dentro ad una delle tombe di Via Latina, tomba che abbiamo scoperto tra l'altro avere appunto un'acustica pazzesca, perfetta per quel tipo di sonorità. E poi l'ultimo giorno concludiamo con il live set di Scasacci dei Subsonica con il progetto Erfonia, in cui unisce suoni della natura con elettronica, e lui suonerà, si esibirà dal giardino porticato della Villa dei Quintili. Invece spostandoci al Ninfeo, gli esecutori di metallo su carta con la violinista Yoko Morimio, con un programma appunto sperimentale da Stockhausen a Bach, in quest'altra area del Ninfeo bellissima che affaccia direttamente sull'Appia Antica. Per cui insomma il programma è variegato, è molto interessante
e vanno in onda questi concerti dal 24 al 27 maggio su martechannel.it. Martechannel è la web tv di Marte Live, per cui la direzione artistica è di Scuderia Marte Live, di questo festival, l'organizzazione è di Atmosfera. Ogni giorno quanti appuntamenti? Abbiamo due appuntamenti al giorno, uno alle 18 e uno alle 21. Suggestiva, quarta edizione di questo festival Musica Pura per Luoghi Straordinari in streaming dal Parco Archeologico dell'Appia Antica a Roma dal 24 al 27 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Lune Magrini di Marte Live. In bocca al lupo e a presto. Ciao, grazie e a presto. Ciao, ciao.